Grazie, benvenuti e bentornati sulle fragranze di Marco. Eccoci qua ragazzi, anche oggi, come possiamo notare qua di fianco a me dalla giara, siamo su Yankee Candle Elevation ovviamente, come possiamo notare qui, e oggi parliamo della Shirlinen. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati con i prossimi video, perché arriveranno tante nuove recensioni anche sulle Yankee Candle, e attivate la campanella così vi arriverà la notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. Seguitemi sulla pagina Instagram, Le Fragranze di Marco, così ogni volta che uscirà un nuovo video io vi metterò le immagini, le foto, e nelle stories vi aggiorno anche sull'andamento dei video e anche delle promozioni di Yankee Candle che fa. Lasciate anche un mi piace e un commento qua sotto se vi fa piacere. Prima di iniziare con la recensione direi di parlare un attimo della giara, darvi qualche informazione, anche se ve le dico in ogni video, però magari qualcuno apre il video così per la fragranza e quindi è giusto che le dico. Allora, qui abbiamo la giara grande della Yankee Candle Elevation che pesa 552 grammi e come misure sono 10x10x15. Le giare grandi di Yankee Candle Elevation hanno una durata da 65-90 ore, quindi una media di 80. E ogni giara della Yankee Candle Elevation ha un tappo che si può usare come appoggio da mettere sotto la giara quando appunto è accesa. La fragranza Shirlinen di Yankee Candle Elevation fa parte delle Fresh and Clean. Sul sito di Yankee Candle la fragranza Shirlinen è descritta come la vista che noi desideriamo di fronte a una finestra aperta di quando vediamo le lenzuola che danzano in mezzo alla brezza. Ricorda il profumo del lino. Vediamo le note aromatiche. Come note di testa abbiamo accordo arioso e lino. Come note di cuore abbiamo mughetto e ciclamino. E come note di fondo abbiamo muschio felice, che la felicità ci sta sempre bene. Le giare grandi di Yankee Candle Elevation hanno due stoppini in fibre naturali. Le Yankee Candle Elevation quest'anno verranno ritirate dal mercato e verranno sostituite da una nuova collezione, ovvero la Signature Collection. Allora, questa fragranza, la Shirlinen, a me è piaciuta tantissimo, veramente tanto già da spenta, perché ho sentito la freschezza super fresca, ma allo stesso tempo c'è la dolcezza del pulito. È veramente una fragranza super particolare, molto floreale e sa molto anche di sapone, saponetta, quindi di pulito, meravigliosa, e mi è piaciuta tantissimo. E devo dire che lei ha iniziato a sentirsi quasi da subito, cioè tipo già da 15 minuti di accensione si sentiva già tantissimo, e poi quando è iniziato a sciogliersi bene bene la cera ha sprigionato tutta la fragranza nella stanza e mi è piaciuta tantissimo. La veramente amo questa fragranza qua, mi piace tantissimo veramente, e fatemi sapere voi se ce l'avete, se vi piace. Arriviamo alle votazioni, alle pagelle, a cui ho dato 9,5 da spenta e 9,5 da accesa. Qui ci sarebbe potuto stare un 10, ma il 10 non lo do a nessuna perché non posso fare preferenze, i voti bassi ok li posso dare, ma il 10 sarebbe troppo scontato. Però lei si è avvicinata molto al 10 perché mi è piaciuta tantissimo. Ha una profumazione molto classica, sì, un profumo classico. Mi è piaciuta tantissimo e non so, mi ha fatto stare veramente bene. Io per oggi vi saluto e ci vediamo con un prossimo video, sempre sulle fragranze di Marco. Ciao a tutti, un bacio grande, ciao ciao!